A Roma prosperano le discariche abusive, nelle immagini ne vediamo un esempio clamoroso come quello del viadotto della Magliana, recentemente ne sono state sgomberate due particolarmente grandi al Parco delle Valli e alla Marcigliana, ma non basta. La notizia più preoccupante però è un'altra, anzi sono tre. La prima, tra due mesi circa l'Abruzzo non accoglierà più l'indifferenziato di Roma. La seconda, la produzione media di rifiuti della capitale è in aumento. Terzo, in contemporanea, la differenziata non cresce. Secondo i dati di AMA, nel 2016 era al 42,9%. Oggi, come riporta un'indiscrezione che cita la stessa assessora Montanari come fonte, non è oltre il 44,5% e non c'è stato un aumento superiore all'1,5% nell'ultimo anno, dati lontani dal 70% che si doveva raggiungere entro il 2021, come previsto anche dal piano 5 Stelle sui materiali post-consumo, dati che peraltro rendono evidente come serva un modello più efficace. Per esempio, arrivare a una raccolta differenziata che sia fatta per quadranti, dividere quindi la città in quei cosiddetti, chiamiamoli distretti o ecodistretti, all'interno dei quali si fa la raccolta differenziata, i rifiuti differenziati vengono trattati all'interno del distretto stesso, quindi il distretto deve essere dotato di quegli impianti non inquinanti, non di discariche, non di inceneritori, non di impianti TMB, quelli di trattamento meccanico e biologico, ma parlo di impianti di compostaggio, di impianti per il trattamento della plastica, della carta, del vetro, che stanno all'interno di quel distretto, quindi i rifiuti non viaggiano più e a quel punto il rifiuto può essere davvero, davvero valorizzato. Il professor Andreassi è anche consigliere nel comune di Albano con delega proprio ai rifiuti e anche i comuni alle porte di Roma sono costretti a scontare la carenza di impianti del Lazio e portare fuori dalla regione la propria immondizia, con conseguenze anche economiche che è inutile sottolineare. Ad Albano, che siamo bravi, tra virgolette, perché siamo al 70%, portiamo il nostro umido, la frazione organica, gli scarti alimentari a Bergamo e prima li portavamo a Padova. Questo perché? Perché nel Lazio non ci sono impianti e laddove ci sono, sono saturi impianti di compostaggio. Quindi dobbiamo passare dalla fase di dire vogliamo una regione a rifiuti zero a dire ok, come facciamo ad arrivare a una regione a rifiuti zero e quindi dobbiamo strutturarla dal punto di vista impiantistico con impianti che, ripeto, sono assolutamente a zero impatto ambientale. E a quel punto abbiamo tutelato l'ambiente, che è la cosa fondamentale, ma abbiamo fatto un favore alle nostre tasche.